Senza gas in 7 giorni. Tutto quello che c'è da sapere prima di acquistare una pompa di calore. Evita spese inutili, impianti sbagliati o bollette esagerate in soli 7 video e inizia anche tu a vivere senza gas. Stai per comprare una pompa di calore e non sai quale scegliere? Magari stai ristrutturando casa e stai cercando tra migliaia di modelli disponibili. Oppure stai acquistando casa, oppure ne stai cercando una e vuoi capire se può essere idonea per essere riscaldata solamente con l'energia elettrica. Oppure hai già i permessi in mano per costruire da zero la tua casa dei sogni e vuoi capire quali sono i lavori per far funzionare al meglio la tua pompa di calore. In tutti questi casi avrai capito che non è facile districarsi tra tutte le possibilità e alternative per fare al meglio il tuo impianto. I modelli di pompe di calore sono centinaia e anche molto diversi tra di loro. Come fai a districarti in questa giungla senza commettere errori? Come fai a spendere migliaia di euro senza sapere se l'impianto è idoneo per casa tua e fa il caso tuo? Ma non preoccuparti, perché qui sei nel posto giusto. Sono sicuro che stai cercando di chiarirti le idee sui forum, su YouTube, per non parlare poi dei gruppi Facebook, dove si dice tutto e il contrario di tutto. Ognuno porta la propria posizione, che è esattamente il contrario di quell'altro, e si crea solo un gran caos. Il problema è che ci hai già speso un sacco di tempo. Per non parlare poi di chi vuole a tutti i costi proporti una soluzione ibrida, cioè mantenere comunque una caldaia a gas e non farti realizzare il sogno di avere una casa 100% elettrica. Questi addirittura dicono che se la temperatura esterna scende troppo, la pompa di calore non ce la fa a riscaldare casa e tu rimarrai al freddo in pieno inverno. Ma allora, come mai continui a leggere di famiglie che ce l'hanno già fatta? Di famiglie che hanno già realizzato questo sogno? Tranquillo, starai per scoprire anche tu come riuscirci, evitando grossi errori nella scelta della tua pompa di calore. Errori che potrebbero costarti letteralmente migliaia di euro per lavori inutili oppure sbagliati, in apparati che non fanno al caso tuo o in bollette esagerate che pagherai per anni, anni e anni. Ti chiedo solo qualche minuto per fare chiarezza in tutto questo caos di opinioni e di discussioni, perché ho raccolto migliaia di domande di gente come te che sono in cerca di certezza per una scelta che li condizionerà per tutta la vita, e non solo loro, ma anche la loro famiglia. Una scelta da pioniere che ti renderà più tecnologico, più green e più all'avanguardia rispetto a tutte le persone che sono intorno a te. E ho realizzato il primo videocorso in Italia su tutto quello che c'è da sapere prima di acquistare una pompa di calore. È un percorso strutturato con una logica precisa, frutto dell'esperienza di questi anni dove abbiamo visto realizzare centinaia e centinaia di impianti in pompa di calore. Ti accompagnerò verso la consapevolezza che ti serve per fare le scelte giuste, magari anche quella di non acquistare una pompa di calore. E cercherò di rispondere a domande tipo queste. Posso realizzare un impianto top ad energia rinnovabile e avere energia gratis tutto l'anno? Sono davvero obbligato a installare una pompa di calore ibrida? Che lavori devo realizzare in casa prima di installare una pompa di calore? Fotovoltaico, batterie di accumulo, ventilazione meccanica controllata, come integrarli con la mia pompa di calore? Nella mia zona climatica posso usufruire di una pompa di calore a bassa temperatura? Sono costretto ad installare un fotovoltaico nella mia nuova abitazione. Come posso sfruttarlo al meglio? Voglio acquistare una casa nuova, che requisiti deve avere per essere riscaldata con una pompa di calore elettrica? Ma ora lascia che mi presenti. Sono l'ingegner Samuele Trento e ho dedicato tutta la mia carriera alle pompe di calore. Perché ho fatto questa scelta? Perché fanno risparmiare le famiglie e abbattono l'inquinamento dovuto al riscaldamento tradizionale. Ho studiato questa tecnologia nei paesi nordici. Ho studiato come vengono usate in Svezia, Norvegia, Danimarca, in tutti quei paesi più freddi rispetto all'Italia, in tutti quei paesi dove stanno rottamando le caldaie per far spazio a sistemi completamente elettrici. E se ci riescono gli svedesi, perché non dovremmo riuscirci noi qui in Italia? Ti servono solo le informazioni giuste per sapere come fare, e le ho racchiuse tutte in 7 video del videocorso Senza gas in 7 giorni. E sai qual è la parte migliore? Che l'ho fatto senza usare un linguaggio ingegneristico o da università, ma alla portata di tutti. Infatti, quando parlo di pompe di calore nel mio libro, nei miei articoli, nei miei video, cerco di farlo sempre
con parole molto chiare e comprensibili per tutti. Ma non mi limito a divulgare quello che so su questa splendida tecnologia. E insieme a questi partner fantastici abbiamo già aiutato centinaia e centinaia di famiglie a staccarsi dal contatore del gas per vivere in un mondo più sostenibile e senza le fastidiose bollette del combustibile fossile. Oltre 30.000 famiglie si sono già iscritte al mio canale YouTube e ricevo continuamente domande e chiarimenti su questa tecnologia delle pompe di calore. E purtroppo a volte mi raccontano anche di disavventure che hanno avuto nella scelta sbagliata della loro pompa di calore o di aziende che non le hanno seguite in maniera corretta. Errori come questo. Capisci che va contro la mia missione e fa a pugni con tutto quello che condivido e applico tutti i giorni nel mio lavoro. Del resto, quando devi acquistare una pompa di calore, che alternative hai? Beh, puoi passare giornate intere sui forum e sui gruppi di discussione dove leggere di famiglie, di installatori, di progettisti che dicono tutto e il contrario di tutto. Tante idee confuse e anche contraddittorie. Oppure puoi incrociare le dita e affidarti all'azienda che ti sembra un'esperta e specializzata in quel settore. Oppure puoi guardare video su YouTube e cercare informazioni, però magari ci sono esempi che non sono per niente adeguati o simili a casa tua. E magari vengono trattati argomenti con parole difficili, linguaggi troppo tecnici, che sono difficili da comprendere. Ma non fraintendermi, per capire a fondo il mondo delle pompe di calore e fare una scelta intelligente prima di acquistarla, è importante informarsi. Ma sarai d'accordo con me che ci sono pareri discordanti e ci sono un sacco di informazioni caotiche e anche frantumate. Questa attività di ricerca ti chiede un sacco di tempo, ore e ore, e se sei impegnato tutto il giorno sai benissimo quanto è difficile ritagliarsi questo tempo, magari se hai anche dei bambini da accudire, soprattutto quando le informazioni che trovi sembrano proprio andare in contraddizione con quello che dice il tuo termotecnico, oppure come quest'altro commento. L'unico modo che hai per evitare problemi con la tua pompa di calore è avere la conoscenza necessaria per evitare di entrare in situazioni come queste. Ma non devi per forza diventare un ingegnere. Ti basta avere accesso alle giuste informazioni messe in maniera logica e funzionale per riguardarle quando vuoi e quante volte vuoi. Io per primo ho cercato in giro se c'era già qualcosa di pronto e credimi, ho chiesto a tutti i miei collaboratori, i miei partner, ma non c'è. Ho cercato ebook, articoli e guide realizzate dai produttori, però che semplicemente sponsorizzano il loro prodotto. E così ho deciso di rimboccarmi le maniche e creare il primo videocorso in Italia pensato per famiglie per fare la loro scelta giusta sulle pompe di calore e vivere senza gas per tutta la vita. Mi sono messo a radunare i contenuti, le informazioni e le esperienze sul campo. Ho chiesto aiuto anche agli esperti che lavorano con me e mi sono fatto dare i loro spunti. E quando ho messo insieme tutto mi sono accorto che il lavoro e il materiale era veramente tanto. Così ho riassunto tutto, asciugato i contenuti e tolto ogni cosa superflua per arrivare alle vere informazioni indispensabili e necessarie che devi conoscere per evitare errori di cui ti pentiresti per anni e anni. Senza gas in 7 giorni non è un corso in cui qualcuno cerca di venderti qualcosa. La pompa di calore è solo una piccola parte di tutto il sistema. Infatti tra i contenuti del corso ci sarà come vivere in una casa completamente elettrica, come cambieranno le tue abitudini. Vedremo poi quali sono i requisiti fondamentali per la casa e per l'impianto affinché possa essere trasformata in 100% elettrica, in modo che tu possa fare la scelta più consapevole possibile. Vedremo poi quali sono i componenti, sia idraulici che elettrici, che non possono assolutamente mancare. Vedremo anche l'integrazione della pompa di calore con altri tipi di impianto come il fotovoltaico, il solare termico, la ventilazione meccanica controllata, il raffrescamento. Vedremo poi anche quanti kilowatt hai bisogno e che devono essere richiesti all'Enel. Smonteremo poi una pompa di calore e andremo a vedere i componenti principali in modo che tu abbia il linguaggio giusto per interfacciarti con chi ti sta proponendo il loro sistema. Andremo poi a analizzare i parametri per capire e riuscire a distinguere diversi modelli di pompa di calore e delle diverse prestazioni. E infine vedremo il monitoraggio continuo delle pompe di calore, come riuscire a risparmiare mantenendo la stessa pompa di calore, ma garantendo delle bollette più basse e magari anche più comfort in casa. Il mio consiglio è quello di guardare un video al giorno
e nel giro di una settimana avrai tutte le conoscenze necessarie per fare la tua scelta, per individuare la pompa di calore perfetta per casa tua e liberarti per sempre dai combustibili fossili. È come una piccola enciclopedia riassunta per te, che ti darà il sapere strategico per valutare il lavoro del tuo termotecnico, del venditore oppure dell'installatore. Credimi, dovresti frequentare un corso all'università per acquisire tutte queste competenze, per scegliere poi alla cieca impianti che costano migliaia di euro. Ed è proprio per questo che ho scelto di creare questo videocorso, affinché tu possa fare la tua scelta consapevole ed informata. Se vuoi vedere subito un'anteprima del videocorso senza gas in 7 giorni, allora vai nella descrizione del video.